Sono tanti gli italiani negli Stati Uniti. La nostra è una comunità senz'altro non così numerosa come quella latinoamericana, ma che è stata capace di permeare la società americana, contribuendo al suo sviluppo e alla sua trasformazione. Boston, culla della democrazia americana, è oggi un importante centro universitario, con atenei di grande prestigio, frequentati da tanti, tantissimi studenti italiani e di origine italiana. Ma come vivono gli italiani di Boston? Quali sono le loro necessità? Qual è il rapporto con l'Italia, con la madrepatria? Poche persone, come la signora Rosetta Romagnoli, presidente della Federazione dell'Associazione Abruzzese negli Stati Uniti, hanno l'autorità per parlare degli italiani che vivono in questo spicchio degli Stati Uniti. Grazie signora Grazie Romagnoli a lei per avermi per essere qui con noi. Io direi subito di iniziare sì. E spiegandoci un po' come, facendoci la fotografia della nostra collettività, della nostra comunità. Bene, comincerò col dire che diciamo mi sono mossa in un periodo di quasi 50 anni in questa realtà, diciamo italiana, nell'area di Boston, e quindi proprio all'inizio, insomma, non sono stati tempi facili, mi ricordo questo, però pian piano gli italiani si sono realizzati, si sono inseriti, per cui oggigiorno sono una parte molto importante della vita, diciamo, della società americana, e questo vale anche per questo nostro piccolo, diciamo, stato del Massachusetts, quindi abbiamo un certo peso anche a livello politico, infatti tanti sindaci, tanti uomini, diciamo, responsabili nella macchina statale, tutto quanto hanno nomi italiani. Basta dire che abbiamo un sindaco italiano che fa il sindaco da 20 anni e solo quest'anno forse rinuncia a correre ancora per la nomina a sindaco di Boston. Quindi la domanda sua, io alla sua domanda posso rispondere dicendo che oggigiorno la comunità italiana, non solo nel Massachusetts ma in tutto il paese, è una società autonoma, nel senso che ha realizzato tutti, diciamo, quelli che possono essere i sogni e meglio ancora, diciamo, i loro desideri per quanto riguarda. Signora Romagnoli, quanti sono gli italiani di Boston, diciamo del Massachusetts, a cosa si dedicano? Si sono integrati nella comunità americana? Beh, quando sono venuta in questo paese, in questo stato, si diceva che lo stato del Massachusetts, e quindi Boston, perché è il centro focale del Massachusetts, era del 15%, si aggirava intorno al 15% della popolazione. Ora il Massachusetts non è un grande stato, forse avrà 6-7 milioni di abitanti, quindi il conto che si fa è molto semplice. Comunque gli italiani si sono ben ambientati, hanno raggiunto dei posti, diciamo, molto, come posso dire, di grande prestigio a tutti i livelli. Sono imprenditori, sono uomini politici, sono medici, quindi una cosa che, insomma, hanno soddisfatto le loro esigenze e raggiunto i loro obiettivi, diciamo, inserendosi nella vita americana molto bene. E quali sono i problemi che devono affrontare, soprattutto i nostri pionieri, che ormai hanno una vita qui in... Se parliamo dei nostri pionieri, adesso questi pionieri all'età si aggira tra i 80 e i 90 anni, per cui io non li considererei più, diciamo, come pionieri, ma ormai sono persone che hanno lasciato ai loro figli un'eredità, diciamo, sia culturale, di valori e tutto quanto, per cui sono i figli adesso che portano avanti queste nostre necessità, se così si può dire. I figli non sono più neanche tanti giovani, quindi io passerei direttamente alla terza generazione, cioè ai figli dei figli, quindi ai nipoti. Quindi, diciamo, quali sono i loro rapporti, le difficoltà, no, ecco, lei mi parlava di difficoltà, se le difficoltà ci sono state magari nei primi 30, 40, 50 anni, io parlo adesso del periodo in cui io sono venuta in questo nuovo paese che sono gli USA,
Ma quindi parlando di Boston ci sono stati dei problemi, però io per me stesso ho potuto constatare che le cose mano a mano hanno, diciamo, sono diventate più facili, se così possiamo dire. Solo ecco, se parliamo dei contatti con l'Italia, con la regione, qualunque, o con il paese di origine, certamente bisogna dire che certi. Ma io prima di parlare della parte delle relazioni con le regioni, sarebbe stato nostro interesse parlare più del. Quando io mi riferivo a difficoltà, mi riferivo a magari connazionali indigenti che hanno bisogno della nostra solidarietà per poter sopravvivere, per poter avere magari una sicurezza sociale, un'assistenza. Va bene, allora questa è una domanda più specifica e io posso dire che in qualche modo le famiglie non abbandonano gli anziani e i non indigenti certamente non è che siano un grandissimo numero. Perché, come ripeto, gli italiani si sono sempre preoccupati di dare una certa sicurezza alle loro famiglie e agli anziani. Quindi forse in altri paesi questo problema è molto sentito. Meno fortunati. Ma qui, sì, insomma, qui in questa nazione, se così posso dire, il problema non è così profondo. Sì, adesso parliamo appunto della relazione tra le comunità qui negli Stati Uniti, nel Massachusetts in particolare, e le nostre regioni. Beh, io posso parlare per la regione da cui provengo, quindi dell'Abruzzo, quindi diciamo che sono sempre stati dei rapporti che sono andati su e giù, come posso dire, non è che. Ora, se parliamo dei rapporti, diciamo, con le famiglie, con il paese, allora diciamo c'è sempre stato un rapporto molto forte. Se parliamo dei rapporti con quelli che sono i rappresentanti, diciamo, sia politici che altro della regione, diciamo, non è che i rapporti sono andati sempre tanto bene, perché è un fattore culturale, purtroppo. Si tenta, diciamo, quelli che vivono in Abruzzo molte volte non sanno nulla degli abruzzesi che vivono all'estero, quindi i rapporti non sono facili perché non sono basati su una realtà che possono toccare direttamente. Non so se mi spiego, se ha qualche domanda. Non si ha la coscienza dell'importanza delle nostre comunità all'estero, in particolare quelle degli Stati Uniti, per esempio. Sì, ce l'ha. Io penso che ultimamente in particolare certi valori si sono diluiti, diciamo, non ci sono più. Io faccio questa domanda perché molto spesso i nostri politici parlano delle nostre collettività come gli ambasciatori, i veri ambasciatori dell'Italia all'estero. Poi quando si tratta al dunque ci sono delle difficoltà per. Lo so, io posso dire questo, che sono, non voglio dire sono tutte chiacchiere, è solo un modo facile per far vedere che loro hanno rapporti con l'estero. Con gli emigrati, una volta emigrati, adesso non sono più emigrati, ma comunque sono i cittadini italiani all'estero, per cui insomma non è che questa loro dichiarazione sia vera in qualche modo. Sì, parliamo, abbiamo le nostre comunità all'estero, che stanno, cioè quando si tratta di vantarsi va benissimo, quando si tratta di realizzare qualcosa con loro, allora per qualche ragione non si è più ambasciatori, quindi questi ambasciatori a me questo... No, mi lascia un po' interdetta, perché poi non puoi decidere se questo è veramente un ambasciatore solo perché te lo raccomanda un amico, perché magari così all'ultimo momento ti fai st'ambasciatore. No, o trovi un organismo che praticamente lavora e agisce in quel contesto e magari può dare delle informazioni, però se sono avvertiti, se praticamente diventano partner di certe iniziative. Ma ecco, direi che non. Ecco, questa cosa mi lascia interdetta un po' anche, come posso dire? Mi sono stati momenti di delusa in qualche modo. Di screzi, di frizioni tra la comunità e i nostri rappresentanti qui in. Ecco, torniamo di nuovo. Se qualcuno praticamente vuol mettere i punti lì sugli i, queste situazioni succedono molto spesso. Se poi. Diciamo, lasciamo passare, non ce ne importa, e allora
succede nulla. Con me io parecchie volte ho dovuto mettere i puntini sugli i, perché sono molto orgogliosa del fatto di essere abruzzese, di venire da una famiglia modesta, e quindi esigo che le nostre comunità all'estero vengano rispettate per quelle che sono, quindi gente onesta, laboriosa, con molti valori, capace di aver cresciuto con delle famiglie, di rispettare i loro genitori, di fare in modo che i loro connazionali o corregionali o compaesani vivano una vita dignitosa, e quindi queste sono le cose che valgono, ma onestamente io non penso che in Italia si preoccupino di sapere veramente come stanno le cose, quindi noi lavoriamo per conto nostro, facciamo quello che dobbiamo fare e i figli, i giovani, come sentono la loro relazione con l'Italia, questa doppia realtà, la realtà nordamericana, che è una realtà completamente diversa, e queste origini che hanno una struttura culturale a volte diversa da quella anglosassone. Bene, quel discorso diventa un po' complesso, diciamo, non è semplice da portare avanti. Cioè, il fatto è questo: io l'ho visto con i miei figli e i miei nipoti. Quindi io sono molto italiana, sono molto abruzzese ancora oggi. I miei figli lo sono un po' di meno, i miei nipoti ancora un po' di meno. Ma c'è stato uno scrittore italo-americano che ha detto: quando si tratta di dire che ci sono 20 milioni di italiani all'estero, dice, dobbiamo prendere la cosa con le molle, una verità che insomma... Faccio il mio esempio, diceva questo scrittore, non ricordo se era Talese, direi una bugia, adesso non mi ricordo. E diceva: io ho sposato un'americana perché per il mio lavoro mi serviva di mischiarmi subito con la realtà americana. Mio figlio, che ha la metà del sangue italiano, ha sposato un'altra straniera. Quindi oggi, alla terza, quarta generazione o quinta generazione, quanto sangue italiano è rimasto dentro? Quindi non so se questa risposta può essere soddisfacente. Sì, volevo aggiungere una cosa. C'è, per esempio, mia figlia parla benissimo l'italiano, lo scrive, lo legge, e fino a 18 anni è stata molto coinvolta nella comunità italiana, moltissimo. Poi, arrivata una certa età, ha detto: mamma, adesso devo pensare alla carriera. Chiaro. Ecco, quindi non so se adesso dovrei anche dire che in America un giovane trova subito da lavorare, quindi non si può permettere il lusso, perché è una società molto competitiva, per cui deve essere sempre presente, stare lì, tenere d'occhio, difendersi e andare avanti, perché questa è la realtà americana, quindi non si possono permettere delle pause o delle vacanze, se così si può dire. Sì, delle distrazioni. Sì, cioè, delle distrazioni, la parola giustissima. Quindi devono andare per la loro strada. Però quando io ho bisogno di un aiuto, ho bisogno di... Lei partecipa e mi dà una mano. E come me lo fanno anche altri figli di altre persone, e di altri italiani, di altri abruzzesi in questo caso. Quindi non ci possiamo lamentare. I nipoti invece, come i miei nipoti, per esempio... Per una ragione di cose, per una ragione perché la mamma non è italiana, perché mio figlio deve lavorare, come ripeto, per quel discorso che bisogna, c'è molta competitività e quindi bisogna essere sempre presenti, sono andati avanti, nelle scuole in cui sono andate private si insegnava lo spagnolo e non l'italiano, per cui oggi che hanno 18 anni stanno riscoprendo l'Italia, sono curiosi dell'Italia. È vero che il padre dice sempre: volete sapere qualche cosa? Se i figli dicono: papà, devo far scrivere questa cosa, mi serve però sull'Italia, mi serve qualche... Chiama tua nonna perché tua nonna sa tutto sull'Italia. Quindi loro sono cresciuti con questa idea che la nonna, che vanta di essere, cioè radici italiane, può soddisfare queste loro richieste, queste sue necessità. Ora, se questo succede dappertutto non saprei dirlo. Però questi ragazzi stanno riscoprendo l'Italia. Quindi c'è una rivalutazione da parte dei giovani, sì. Non solamente per la canzone, lo sport. No, assolutamente no.
ma anche su questioni Oddio, molto sport, più... per carità, non mi... sport, canzoni, musica, senz'altro. Però non solo per quello. Non solo per quello, perché quando io parlo con mio nipote, lui mi chiede fatti storici, mi chiede magari della Fiat che fa, insomma, cioè, sono domande che magari riguardano, hanno più attinenza con quelli che sono le sue esigenze di giovane, di ragazzi, di ragazzo, come voglio dire, per cui magari sì, lo sport, la Ferrari, che voglio dire così, certo. Però è anche vero che io fin da bambini ho sempre cercato di portare loro a casa loro, di regalare del materiale, magari il Colosseo da costruire, che posso dire, oppure l'acquedotto, come si costruisce l'acquedotto, dei libri, ecco, per cui sono cresciuti un pochino in questa atmosfera, diciamo. E questa è una realtà che accomuna, diciamo, una gran parte dei giovani? Questo non saprei dirlo, io penso che dipende molto anche dalle famiglie, però è anche vero che se non è, ecco, lo sport è una grande cosa, cioè come per esempio si parla delle automobili, va bene, la Ferrari attira i giovani, ovviamente, capito? Quindi ecco, queste sono le cose che magari in tutte le famiglie senz'altro se ne parla, ecco. Ora non so se sto semplificando troppo la situazione, e poi non ci dimentichiamo, in qualsiasi ristorante si va, oggi come oggi, anziani, mezza età e giovani di tutte le razze, insomma, la cucina dice molto, fa molto. Ecco, come visto che ha toccato un tema interessante, come la presenza dell'italiano negli Stati Uniti, come ha cambiato in qualche modo la società americana, non solamente nei gusti, nel mangiare, magari nei gusti nell'ascoltare un'opera o un concerto? No, io devo dire che il salto di qualità l'ha fatto l'americano, anche non di origine italiana. Sì, appunto, come ha contribuito la nostra collettività a trasformare in generale la società? Io direi che la nostra collettività ha fatto un gran lavoro, e con essi anche i mezzi di informazione creati dagli italiani, perché ricordiamoci quello che è il famoso Made in Italy, che ha tanto contribuito a far entrare nella realtà italiana la società americana, in questo nostro caso, praticamente si è sviluppata grazie ai piccoli negozi che erano nel Little Italy, i cui gestori, cioè, hanno portato l'olio del loro paese, il pomodoro del loro paese, la mozzarella del loro paese, la pasta del loro paese, fin quando le cose sono maturate siamo arrivati alla dieta mediterranea. Però se non ci fossero stati queste piccole attività, parlo di 40, 50 anni fa, io non so fino a che punto veramente una ditta americana sarebbe andata in Italia per prendere, cioè, per poter importare questi prodotti, parlando adesso di questo tipico, così anche perché, anche per quello che sono, per esempio, è la moda, va? Ecco, sì. Diciamo un discorso un po', sembra semplicistico ma non lo è. Io ho notato che in tutti questi grandi negozi come Macy's, Filings, almeno qui nella nostra zona, a capo dei dipartimenti che poi dovevano ordinare dei capi di vestiario, di tutto, ci sono sempre stati dei sarti italiani, gente che faceva il sarto italiano, è venuto qui, si è inserito facendo il sarto con le modifiche e poi è arrivato a un posto di un certo rilievo, per cui ha fatto sempre le decisioni di andare a Milano alle mostre. È stato facile questo inserimento nella comunità? Ma io penso che è avvenuto naturalmente proprio, cioè vale a dire che queste persone così amanti del loro lavoro, così, come posso dire, orgogliosi del loro olio, della loro pasta o un'altra attività, per cui hanno colto, cioè hanno attirato l'attenzione su di loro, almeno questo risulta a me, può darsi che mi sbaglio, ma non credo, perché io ho conosciuto tante persone anziane che sono diventate così importanti nel contesto del lavoro, ecco, parliamo di Macy's, parliamo di questi negozi più, chiamiamoli popolari perché soddisfano le esigenze di tantissima gente, non è che sono la grande moda, però
Ecco, sono stati stimati e sono stati date loro responsabilità in premio all'amore che loro hanno dimostrato per il loro lavoro, al fatto che hanno lavorato sempre con grande passione, senza guardare all'orario, senza guardare a niente. Quindi è una cosa che secondo me in gran parte si è sviluppata proprio, ecco, per questi valori. Lei per tanti anni ha fatto anche radio, e ha fatto radio in un momento in cui l'uomo andava a lavorare, la donna restava in casa magari con tanta nostalgia della terra. Come ha aiutato questo fatto di avere un mezzo di comunicazione come la radio, che entra nella casa, a volte anche impertinente, ad aiutare, specialmente alle donne, che poi sono quelle che forse hanno più sofferto? Più risentito, più sofferto della lontananza. Certamente io sono convinta di questa cosa, che la radio ha aiutato moltissimo quello che poteva essere, ecco, fra i due generi, le donne, che praticamente erano più isolate, almeno per il passato, di fronte agli uomini nelle loro case, nelle zone dell'Elettritali e via dicendo. Perché mentre l'uomo usciva per andare a lavorare e si mischiava, diciamo, con le altre etnie, con le altre persone, con gli altri, diciamo, operai, quelli che fossero, le donne rimanevano di più a casa, pure nella fabbrica, molte volte lavoravano a casa per guardare i figli, per stare attenti ai figli, per cucinare, poi magari andavano nelle fabbriche, ma diciamo erano sempre più limitate, ristrette nell'ambito, perché magari poi l'amica lo diceva all'amica, per cui magari in una fabbrica di pantaloni c'era tutta c'era un buon numero di persone che venivano dallo stesso posto e si conoscevano, quindi ecco. E quindi i programmi alla radio, a parte, ecco, poi il fatto però che al suo lavoro si portavano la radio, quindi seguivano le trasmissioni, allora ecco, quella cosa li aiutava sul lavoro per far passare un po' il tempo, per passare il tempo, diciamo, per impegnarsi come mentalmente, non so se mi sto spiegando bene, voglio dire, era una compagnia per loro sul lavoro, ma a casa era un contatto diretto con la lingua, continuavano a pensare a tenere un contatto con quello che poteva essere il loro paese, con la musica, le canzoni, i consigli, tutto quello che una radio può fare. Adesso riportiamo un po' alla nostra attualità. In Italia c'è purtroppo, devo dire, un ritorno all'emigrazione dei giovani, che però è un'emigrazione diversa da quella che è vissuta dai nostri pionieri, sì, un'emigrazione di professionisti. Sì, certamente. Ecco, come l'inserimento? Si sta notando qui negli Stati Uniti? Sì, io non ho moltissimo contatto con questi giovani, ma abbastanza, diciamo, no? E infatti con loro abbiamo anche realizzato alcuni progetti, quindi ne sono a contatto, cioè so qualche cosa su di loro. Quindi no, è una vabbè, anche lì poi bisogna fare un altro, che posso dire, perché in Italia sappiamo che i giovani non hanno un lavoro, è difficile inserirsi nel mondo del lavoro. Però in sono Italia. Professionisti, e oggi, sono persone tanti preparate. Professionisti, non sempre in Italia trovano un però posto sono persone per loro. Preparate che però quando sono, vanno all'estero, ecco, per cui sono costretti a questo punto ad andare fuori, non voglio dire emigrare, ma ad andare fuori. Vabbè, e dove dire che questi giovani si piazzano bene, perché torno a dire, le stesse virtù dei loro nonni e dei loro genitori, e loro sono sempre vive, cioè l'amore per il lavoro, la tenacia, e che posso dire, quindi fanno bene, se hanno la volontà e il coraggio di partire per andare fuori, però devono essere preparati, perché molte volte riceviamo tante, sai, io vorrei venire all'America e trovare un lavoro, cioè non si fa così. È l'aspirazione di tutti trovare. Sì, lo so, però bisogna prepararsi per andare all'estero, perché diciamo ci sono tanti ricercatori negli ospedali, no? Ci sono tanti ragazzi che vengono e si inseriscono nel mondo della ricerca, però sono ragazzi che in Italia si sforzano di elaborare
dei progetti, poi li stampano, trovano la rivista che li stampa, poi con questo materiale e con questa esperienza dietro le spalle, cioè devono mostrare un qualche cosa che poi quando arrivano all'estero, ecco, come magari succede a Boston, se vanno all'Harvard, al centro di ricerca di Harvard, insomma, o altro, hanno un qualche cosa da dire, io qua ho fatto questo. Devono essere delle persone con una certa background. Dimostrare che sono capaci di poter fare un certo tipo di lavoro, perché io non ho esperienza di quello che succede a loro quando vanno alla ricerca di un lavoro, io vedo i risultati. E poi alcune mi dicono magari quello che hanno fatto, e allora ecco perché posso dire che fanno questi... Senta, un'ultima domanda. Sì. Il rapporto comite, CGE, associazioni, comunità organizzata in altre parole, autorità, ambasciata, consolato, come cercate di conciliare magari attività organizzandole insieme e magari anche in casi che uno non vorrebbe che accadere, che mai potessero accadere, come il terremoto all'Aquila, alluvioni, ecco, come vi organizzate? Vi è un qualche cosa che vi accomuna o... Ma oddio, io penso, ecco, mettiamo l'Aquila, il terremoto dell'Aquila, gli abruzzesi si sono dati da fare per aiutare l'Abruzzo. E lo hanno fatto con molta, come posso dire? Ma questa gara alla solidarietà che si è vissuta un po' in tutto il mondo, è stata compartecipe con Comite, CGE, Associazione Abruzzese, magari di altri? Io non vorrei toccare il discorso né dei Comites, né dei Super Comites e né del Consiglio Generale dell'Italia all'estero, perché il Comites, diciamo, si dà da fare. Non troppo, perché purtroppo ognuno ha le sue attività, ha la sua vita, cioè un discorso un po' complesso, ci vorrebbe un altro anno di conferenze per poter, un mese di domande per poter. Io parlerei invece di quelli che sono i rapporti della comunità che magari si esprime attraverso gli organismi associativi, come possono essere le associazioni, però non dimentichiamo poi che ci sono le università, quindi quando un consolato, qualcuno si muove per poter portare avanti un progetto, si rivolge un po' a tutti. Quello che forse andrebbe sottolineato è che in qualche modo le comunità per se stesse, cioè la gente comune rappresentata dalle varie associazioni o altro, è un mio feeling, può darsi che mi sbaglio, non credo di sbagliarmi, però ecco, molte volte è diverso l'approccio che loro hanno con noi, è diverso l'approccio che loro hanno per altri gruppi magari più, posso dire, sofisticati, vogliamo dire, per preparazione o tipi di lavoro, via dicendo. Quindi molte volte noi siamo costretti a dire no, oppure si facciamo ma fino a questo punto, oppure così, perché ripeto, si sente che magari le motivazioni che loro hanno dietro questi impegni sono diverse dalle nostre, non so se mi sono spiegata abbastanza, quindi per noi non è un lavoro, per loro è un lavoro. Quindi noi le cose le facciamo, per esempio, perché dobbiamo aiutare. Come si può, questi organismi, questi organi di rappresentanza, quelli che siano, a un certo punto devono eseguire gli ordini che vengono dall'Italia in qualche modo, e quindi è un po' diversa la storia. Non so se sono stata abbastanza chiara, perché se poi rischio una querela magari. Sì. Non so, ecco, mi dica lei, perché possiamo riprendere il discorso sotto un altro aspetto. Sì, no, è stata quindi molto, diciamo, molto chiara. È facile, non è facile, ecco. Sì. Ringraziamo la signora Romagnoli, presidente della Federazione delle Associazioni Abruzzesi negli Stati Uniti, per averci aiutato a capire la comunità italiana di Boston, e vi invitiamo ad un prossimo forum.